Petrosino, giovane arrestato dai carabinieri per droga e resistenza pubblico ufficiale. Santa Ninfa, furti di gasolio e mezzi per la raccolta dei rifiuti, arrestata una donna. Manzara non decolla la raccolta differenziata dei rifiuti ad agosto, l'11,8%. Trapani, riforma della previdenza sociale con la proposta dei sindacati. Manzara ospedale a Bellaiello, arriva il plauso del presidente del consiglio comunale Gancitano. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. I carabinieri di Petrosino hanno eseguito un arresto per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale il servizio. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, i carabinieri della stazione di Petrosino hanno tratto in arresto un giovane di 26 anni. In manette è finito il marsalese Gianni Giuseppe Genna, sorpreso in possesso di circa 37 grammi di marijuana. L'arresto è scattato venerdì scorso al termine di un inseguimento in auto. Genna era a bordo di un mezzo in via Angileri, una stradina sterrata non illuminata. La presenza dell'auto ha insospettito i militari dell'arma presenti in zona per controlli del territorio. La pattuglia si è così avvicinata al mezzo, ma Genna, alla vista dei carabinieri, avrebbe ingranato la marcia e sarebbe scappato. Ne è scaturito un inseguimento tra le vie di Petrosino, conclusosi poi in via dei Mille, dove l'auto è stata bloccata. Durante la fuga il 26enne si sarebbe disfatto di un sacchetto di plastica contenente 30 grammi di marijuana. Lo stupefacente però è stato recuperato dai militari dell'arma. A casa di Genna, inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 7 grammi di marijuana. L'arresto del giovane è stato convalidato dal Tribunale di Marsala, che ha successivamente sottoposto il 26enne alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una 42enne di Santa Ninfa è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di furto di gasolio. I particolari nel servizio. I carabinieri della stazione di Santa Ninfa domenica scorsa hanno arrestato una 42enne con l'accusa di furto aggravato di gasolio. Si tratta della castelvetranese Anna Maria Modica. I militari dell'arma da alcune settimane avevano avviato delle indagini per il furto di carburante all'interno di un'area recintata nella zona artigianale della città, dove si trovavano mezzi di una ditta per il raccolto e lo smaltimento di rifiuti. Nel corso di un servizio di appostamento effettuato di sera, i carabinieri hanno fermato la 42enne. La donna avrebbe prelevato 100 litri di gasolio da un autocarro e da un autocompattatore della ditta Gilma SRL. Il gasolio sarebbe stato poi diviso in 4 recipienti pronti per essere trasportati. La donna, alla vista dei militari, avrebbe anche tentato la fuga, ma è stata bloccata. Anna Maria Modica, terminate le formalità di rito su disposizione dell'autorità giudiziaria di Sciacca, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. È morto Giuseppe Denaro, conosciuto a Mazara come l'artista Pino Mazzarese, lo ha reso noto il comune. Il sindaco Nicola Cristaldi, a nome personale dell'intera amministrazione civica, ha espresso il cordoglio per la prematura scomparsa. Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, alla presenza del sottosegretario Maria Elena Boschi, ha firmato ieri a Brescia la convenzione con altri 45 sindaci dei comuni beneficiari di un finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Si tratta di un progetto presentato a suo tempo dall'amministrazione dell'ex sindaco Giacomo Tranchida. L'importo complessivo del finanziamento sarà di circa 2 milioni di euro ed è previsto un ulteriore intervento di rigenerazione urbana all'interno della zona franca urbana. Il Consiglio Comunale Ricino ha approvato ieri pomeriggio la destinazione d'uso dell'area destinataria del finanziamento in via dei Pescatori su un fondo assegnato al Comune di Erice dall'Agenzia dei Beni Confiscati. Non decolla a Mazara la raccolta differenziata, il servizio. Non decolla a Mazara del Vallo la raccolta differenziata dei rifiuti.
Nonostante da anni ormai l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Cristaldi, dichiari di puntare alla riduzione dell'indifferenziato, i numeri della differenziata nella città del Satiro restano ancora deludenti. L'ultimo dato disponibile risale ad agosto 2017, a fornirlo all'ufficio speciale della regione creato ad hoc per l'incremento di tale tipo di raccolta è stato lo stesso comune mazzarese. Ebbene, nel mese in questione la raccolta differenziata si è fermata ad appena l'11,8%, una percentuale non certo all'altezza di una città che mira a diventare una piccola grande capitale del Mediterraneo. Un dato distante anni luce dalle performance di altri comuni della provincia di Trapani, come Alcamo 61,2% di differenziata ad agosto 2017 e Marsala 54,8%. A nulla o quasi nulla sono serviti finora gli annunci dell'amministrazione Cristaldi e a nulla o quasi nulla è servita la modalità di raccolta differenziata tramite isole ecologiche sparse su tutto il territorio cittadino. Probabilmente un sistema che puntasse sul cosiddetto porta a porta avrebbe dato risultati più lusinghieri. In tutto il 2017 il comune di Mazzara ha fatto meglio, di poco, soltanto a marzo, quando la differenziata ha toccato quota 12,2%. Non sono stati resi noti invece i dati relativi a maggio, giugno e luglio dell'anno in corso. Il comune di Mazzara ha sottoscritto l'accordo di ecomarketing per l'aeroporto di Birgi, lo ha reso noto l'assessore Vito Bilardello, che ha sottoscritto l'accordo su delega del sindaco Cristaldi. Un ulteriore passo in avanti per salvare l'aeroporto di Birgi, un sito strategico per lo sviluppo turistico del nostro territorio, sul quale la nostra città punta in maniera particolare, per il quale ci auguriamo che anche i comuni che non intendono sottoscrivere l'accordo possano a breve rivedere la loro posizione, ha dichiarato Bilardello. Ci auspichiamo che a breve, ha concluso l'assessore, potranno essere accelerate le procedure per completare la gara che vede già tre vettori interessati all'aeroporto di Birgi per le rotte nazionali e internazionali. Intanto è stato approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, nell'ambito del cosiddetto decreto fiscale, un emendamento di cui è prima firmataria la senatrice trapanese del Partito Democratico Pamela Orru, relativo ai fondi stanziati a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dall'Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani, a causa delle limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari NATO in Libia del 2011. Si tratta di un emendamento, ha spiegato la senatrice, che consentirà alla società di gestione, attraverso la riduzione del suo debito pari a 4.800.000 euro, di operare con maggiore tranquillità finanziaria in un momento particolarmente difficile per lo scalo trapanese. Parliamo adesso di previdenza. Le proposte dei sindacati per la riforma della previdenza sarà al centro di una serie di incontri con i pensionati. Il servizio. La riforma della previdenza che riduca i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione e l'adeguamento degli importi percepiti da chi è già pensionato, lo sviluppo del paese, le politiche giovanili per il lavoro, il welfare perché più debole ed ancora la sanità carente nei nostri territori, soprattutto in provincia, le politiche sociali da potenziare perché cresce il disagio delle famiglie. Saranno questi i temi al centro delle assemblee dei sindacati dei pensionati di CGIL, CISL e UIL che si terranno da oggi a Trapani ed in provincia per discutere della piattaforma unitaria che punta al rilancio, alla crescita e al benessere dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, delle famiglie in difficoltà, proposte dai sindacati per chiedere interventi concreti al governo già nella legge di stabilità. Il primo appuntamento con le assemblee dei pensionati sarà oggi a Castelvetrano alle 16.30 presso la ex chiesa Sant'Agostino di via Garibaldi. A Mazzara del Vallo l'incontro è previsto il 20 novembre presso la Casa del Pescatore. Nella nostra piattaforma si legge in una nota dei sindacati di categoria ci sono tutte le proposte necessarie per garantire a chi lavora da anni la pensione e dare così spazio ai nostri giovani nel mercato del lavoro. Un patto generazionale dunque necessario e non più rinviabile. I pensionati attendono da troppo anni la rivalutazione delle pensioni e nei nostri territori poi il rilancio più che mai necessario delle politiche sociali e di quelle sanitarie.
Il Consiglio Comunale di Paceco ha approvato all'unanimità il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016. Il consuntivo è stato approvato all'unanimità da 17 consiglieri presenti. L'amministrazione comunale di Valderice ha destinato 20.000 euro per interventi a favore dell'istituto comprensivo Dante Alighieri per l'anno in corso. La somma servirà per la manutenzione ordinaria degli edifici e per le spese di gestione e funzionamento amministrativo. Si terrà sabato alle ore 10 presso l'Aula Magna del Polo Universitario di Trapani la presentazione del progetto Scegli Trapani, guidato dall'avvocato Salvatore D'Angelo. Scegli Trapani, ha dichiarato D'Angelo, è un gruppo civico nato con l'obiettivo di rendere protagonista il cittadino, attenzionando ogni idea. Si tratta, prosegue, di un progetto politico ben definito, con un programma che verrà scelto con le idee dei trapanesi. Parliamo adesso dell'ospedale Belaiello di Mazara del Vallo. Il presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano ha espresso soddisfazione per l'avvio dei reparti, l'apertura del punto nascita. Sentiamo. La nascita dei primi bambini alla Belaiello rappresenta la migliore risposta a chi in maniera pessimistica pensava e diceva che l'ospedale non avrebbe mai riaperto i battenti, che i reparti non avrebbero funzionato e che mai più si sarebbe nati a Mazara del Vallo. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale Mazzarese Vito Gancitano attraverso una nota nella quale aggiunge: non ho commentato prima questo straordinario risultato per evitare strumentalizzazioni elettorali. Il presidente del massimo consesso civico cittadino esprime altresì soddisfazione per la piena funzionalità dei reparti di medicina, cardiologia, chirurgia, radiologia, per il pronto soccorso e anche per il laboratorio d'analisi e per il complesso operatorio. Gancitano esprime soddisfazione ovviamente anche per il ripristino del punto nascita, per il quale ci siamo battuti, ricorda ancora il presidente del Consiglio Comunale, con l'auspicio che presto anche la radioterapia e gli altri reparti siano attivati per dare assistenza all'utenza sanitaria non solo di Mazara ma di tutta la Valle del Belice e dei comuni vicini. Un plauso infine Gancitano lo ha rivolto al commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani Giovanni Bavetta, al suo staff e soprattutto ai medici e ai paramedici che con grande professionalità operano all'interno dell'ospedale mazzarese. È giusto dare tempo al lavoro del commissario dell'ASPA, ha concluso Gancitano, affinché l'ospedale possa essere a pieno regime di attività. Si è conclusa a Dublino per 9 docenti e il dirigente scolastico dell'Istituto Ferrara di Mazara la formazione per incrementare le competenze digitali e le nuove metodologie didattiche. In particolare il gruppo dei partecipanti ha seguito un corso sulle app nell'ambito del programma Erasmus. Il 21 novembre ricorre la giornata nazionale degli alberi. Per celebrare questa giornata l'amministrazione comunale di Alcamo vuole promuovere nelle scuole e in tutta la città l'importanza del verde per contrastare le emissioni di CO2, l'inquinamento dell'aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità. Il comune alcamese per l'occasione invita a piantare nuovi alberi, un'occasione per rendere più accoglienti e piacevoli gli spazi verdi della città. A tale scopo l'amministrazione vuole donare 150 piantine messe a disposizione dal vivaio del Corpo Forestale Regionale, sezione distaccata di Castellammare del Golfo. Le richieste vanno presentate entro il 20 novembre. Il comune di Marsala ha reso noto che è stato pubblicato l'avviso per l'iniziativa Mercatini Natalizi. L'iniziativa promozionale dell'amministrazione lillibetana rientra nel programma delle prossime festività con animazioni nel centro e in periferia. Le domande vanno presentate entro il 20 novembre. L'avviso si può consultare online sul sito del comune lillibetano. Ed ora una nota di sport. Nasce la squadra di calcio a 5 del nominata Simona Genco Futsal Erice. La presentazione è avvenuta ad Erice, la presenza tra gli altri della sindaca Daniela Toscano della giunta comunale. La nuova compagine nasce dall'impegno dell'associazione Simona Genco Onlus, impegnata sul territorio provinciale con attività di solidarietà e di promozione sociale. Il progetto sportivo, si legge una nota, mira ad onorare la memoria della studentessa ericina scomparsa prematuramente 5 anni addietro in un incidente stradale. La squadra sarà allenata da Piero Scibilia, parteciperà al prossimo campionato provinciale delle polisportive giovanili salesiane.
E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.